Ciao amico! Ormai mi fai più paura che se lo sai, ormai sai con questa bella cosa del far crashare il gioco, scusate la luce, per far crashare il gioco Todd che muori e non poter salvare, ormai mi sono rotto un po' le balle, sai, dai lasciami andare, no. Sì, grazie, fai su, vai lì, voce. Grazie. Ah già. E via. Sì, grazie, vai. Ah, che bello. Quando non fa paura è bellissimo. Nei pantaloni la scala, perché arredamento schifoso, dai, mai un po' di bel congé di schifo aperta, la. Andato, ci metti ancora tanto. Ciao amico, questa leva potrebbe aiutarti, magari? Vedo che provo. È che non sono capace di tirare le leve. Ah, ok, allora non devo fare cosa? Scusa, spiegami, devo tirare giù la leva? Forse ti aiuta questo, no? Forse ti è piaciuto? Ah, scusa amico. Non pensavo di... vabbè. Buga buga buga. Buga buga. Buga 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 buga. Buga. Beh. Buga buga. Beh, buca. Buca, buca, bolè. Ah, non sono ancora andato qua, però. Ci provo. Salve. Congratulations for coming this far. I'm so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Mi sa di no. Friendly fellow. A real bon garçon, but... frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. Questo non ne faccio niente. Un foglio che potete leggervi quando volete. Tanti attrezzi da tortura, il fuoco, un biscotto? Sì. Un topo. Un topo bellissimo, devo dire. Dopo un po' raccogliere, devo dire. Scusate se questa volta la faccio un po' in giù, ma ho dimenticato di rialzare il computer. Perché sono pirla. Eh sì. Faccio adesso. L'attrezzatura. Ok, ecco fatto. Allora, secondo me... Ah no, aspetta, devo sentire quel coso lì. No, forse no, non lo so se devo sentirlo. Sentiamolo intanto, una bella voce. Sì, sì, cerco un device. Ehi, amico! Who are you? Niente, qualcuno che ti vuole bene. Questa cosa fa?
Ah, ok, allora non devo farlo più. Proviamo un'altra volta, dai. È fastidioso, mi sa. Ti piace? Boh, proviamo un'altra volta. Ops. Ciao. Non è mai bello sentire quella parola. Ciao. I wonder. Anche io mi Is Father chiedo. David with his God now? Maybe you should YOLO! ask. Mai. Questo è un po' anche per darvi l'idea, sì, ma calma con la musica, calma, calma, calm down, grazie. Di quanto sia corto questo DLC? Beh, certo, sto facendo le cose molto velocemente, però. No. No, sono stupidissimo. Poetry has always been my forte. Sì, va bene. But I digress. Vediamo a sinistra cosa c'è. No, per ci sarà il mostro a sinistra, probabilmente. Non voglio cacciare di nuovo, quindi preferisco andare dove so che non c'è il mostro. E so che c'è la leva. Molto meglio. Ecco qui. Comunque veramente non mi aspettavo che fosse quello cieco, mi aspettavo che ci fosse sicuramente quello d'acqua. Ora, io prenderò molta paura, ma in realtà è semplice la cosa. Ok, fatto, basta, finito. Non c'è neanche bisogno di vederlo quello stronzo. Ora però non so più cosa bisogna fare. Ok, macchinario bloccato. Non voglio morire proprio adesso però. Spero davvero tanto 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 che non ci sia più quel mostro di merda perché. Patri, mi farei prendere dal panico in maniera assurda. Credo. È qui. Ma no. No, dai, che ho paura. Dai, non ho paura. Ho paura io, dai, non fare così. Ti prego. Forse non apro finché, fino a quando non sblocco il marchingegno lì.
mio. Appoggio qua un attimo e chiudo la porta. Meglio. Non lo so. Dove va? Qui. Che palle. Fanculo, 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 fanculo. Giù. Uff. Cazzo, c'è qua. Fanculo. Che cazzo? Che cazzo succede? Ok. Se questa volta muoio di nuovo, io mi incazzo come una bestia. Ci ho messo 8 minuti a iniziare guarda qua. I'm looking forward to see if you managed to save him. I know very little about him, but surely he had a family, don't you think? Poor, poor fatherless children. But he falls on his own sword. His kind is not meant to come for people like me. Laws are made for credits. The aristocracy doesn't need to know right from wrong. We are always right. Non è ancora finito. Ma che cazzo è? Oh! Ma si sparisce così, oh! Ma che cazzo? Anche qui? No, qui no. Ah, cos'era qua? Oh, niente. Mostra. Salve. Buongiorno. Ah. Mi metterò una traduzione forse. Purtroppo c'è solo in inglese questo DLC, non so perché. Wow. Aspetta. Wow. Ah. Qui spariscono i cadaveri. Vabbè. Idem. Mi dispiace veramente molto che sia solo in inglese. Perché secondo me è una buona storia comunque questo gioco. Anche se non l'ho capita mai. E avevo finito la memoria della SD della videocamera. Ma si può. L'ho già sentito? No. Ok, okay, grazie. Conquered my cabinet. I wish I could tell you how you did, but alas, this is a recording. You will have to figure it out all by yourself. Did anyone survive? The doctor? No. The priest? Or perhaps the policeman? Who was allowed to live? No, sono morti tutti. Why? You should really reflect on these past events and consider what they meant to you. What you have learned about your true nature. Non è mai un pezzo, grazie. Oddio. He thought he did, but then he was frightened. Oddio. And
nothing was ever the same again. I can still see him, lying there on the floor. Oddio. Che cazzo. Non è neanche là. La torcia. Questi suoni sono... cioè, è il personaggio che piange, sì, mi sa di sì. Please. Cosa cazzo? Scatola, vieni con me. No, rallento un casino. Run. No, non posso. Quanto cazzo? Oh, grazie, fammi uscire da qua, che... Oddio, che cazzo! Aspetta. So it comes to an end. Now that you have seen what you truly are, you are able to go on and face eternity. Ok. Che cazzo? Che cazzo fai? Ehi, suona un po' per me, dai. Che cazzo devo fare? Oddio! Si stanno chiudendo i muri! Oddio! Aspetta! Non credo che sia una cosa proprio perfetta, eh? Però in teoria dovrebbero fottere il gioco perlomeno. No, no, non svenire! Sali lì! Vai lì, vai lì, ok! Lì sei sicuro! Lì puoi farcela! Lì puoi. This was the best one yet. So elaborate. It's just too much. Okay, posso andarmene adesso? It's oddio. Not, but you can never be too certain. Oh. Okay. I really should keep this door locked. Okay. Mademoiselle Justine, are you down there? Is everything all right? Of course, Clarisse, I'm quite all right. Is everything ready for tonight? Yes, the goose is ready any minute now. The guests should be arriving within the hour. Ho appena ucciso tre persone. Did I hear voices from downstairs? No. Certainly hope not. Oh, silly me. Ah, vado solo. Yes, silly Clarisse. Stupidotta. C'è solo un mostro che col nudo che ti distrugge la faccia appena ti vede. Ce l'ho fatto senza morire di nuovo e senza farlo crashare di nuovo e con un sacco di casini. Tra l'altro dovrei stare finendo anche i giga sul computer, ma fa niente. Ce l'abbiamo fatta, anche il DLC è finito. A breve farò A Machine for Pigs, il sequel, credo, di Amnesia. E peccato per l'inglese, peccato perché secondo me era comunque bello da seguire come storiella fatta da quei grammofoni sul salvare le persone e così via. Purtroppo sì, adesso l'ho tirato un po' sul ridere il fatto del crash, quando muori e del fatto che non puoi salvare, ma è veramente frustrante. Ok, che ci metti 10 minuti a finire anche quasi tutto il gioco, magari 15 con i filmati, così sul DLC almeno, ma comunque non vedo perché fa una cosa del genere. Ok, può essere più difficile così, più che ti metta più paura a morire, però
piuttosto farli ricominciare, tipo che ti crasha proprio il gioco, devi proprio rientrare nella partita e tutto, piuttosto farmi ripartire dalla stanza, da non lo so. Mi è piaciuto, quello sì, assolutamente, è bellissimo, hanno implementato alcuni suoni strani che facevano ancora più paura. Il mostro è uno di quelli che mi fa più paura, sia dai suoni, credo, sia dal fatto che mi uccide con un colpo, e dal fatto che è molto veloce, credo. E quindi è la fine. Vi ringrazio per aver seguito questa serie, mi sono divertito tantissimo, spero che vi siate divertiti anche voi. E da Amnesia, almeno per questa, almeno per The Dark Descent e gli DLC, è tutto. E ci vediamo nel Machine for Pigs. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se vi è piaciuta la serie, la puntata, gli DLC, l'Amnesia, se vi piace la Frictional Games, se siete belli, ma tanto lo so che siete belli, quindi iscrivetevi. Era troppo? Un po' leccata di culo, eh? No, ma è vero. Ed è Eric. Ciao ciao.